Quando si è bambini, le scuole elementari sono un punto fondamentale per la crescita. Qua verrà deciso il carattere del piccolo in base alle sue azioni e ciò che succede intorno. Con maestri e maestre competenti, sicuramente gli alunni cresceranno come si deve. Ma non sempre le cose vanno come previsto e tanti bambini vengono invece buttati a terra ogni giorno. Ciao a tutti dal vostro racconta storie di quartiere in questa nuova vicenda dove andremo a capire come alcuni insegnanti con poche parole possano ferire moltissimo. Come sempre, se siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi seduraiati, partiamo! Qualcuno dice che insegnare non è solo un semplice mestiere, dove stare a contatto con altri esseri umani più giovani. E in effetti è così. Bisogna impegnarsi in questo lavoro e tantissime sono le doti necessarie per far sì che i propri studenti ti prendano sul serio. Pazienza, intelligenza, carisma e bontà. Quest'ultima cosa, per quanto sembri scontata, non lo è per niente. Perché lo sapete benissimo anche voi che spesso gli insegnanti ritengono la bontà una cosa inutile, o almeno la comprensione. Alcuni di loro tendono a esagerare con la cattiveria, punendo in modo eccessivo un alunno. Ma quando questi vengono sgridati severamente da una persona praticamente sconosciuta che non è un genitore, le cose non migliorano affatto. Anzi, peggiorano. L'alunno, se giovane, rischia veramente di rovinarsi tutto l'anno scolastico. Tutto ciò ve l'ho detto per introdurvi alla storia del piccolo Camden Pyland, della Pennsylvania, di soli 7 anni. Adora la scuola, anche se non è il migliore in tutto. La sua media voti è normale, a volte passa le verifiche con la sufficienza. Ma questo è normale quando si è piccoli. Alcuni sono bravissimi e all'elementare ottengono i voti migliori, ma in futuro diventano tutto il contrario. Altri invece l'opposto. Forse il piccolo Camden è uno di quelli che diventerà un vero genio, chi lo sa. Dipenderà tutto dagli insegnamenti che riceverà e dalle persone che lo aiuteranno nel suo percorso. Eppure le difficoltà a scuola erano davvero tante per lui. I genitori non capivano come mai. Ogni giorno tornava a casa dopo le attività extrascolastiche e si impegnava a fare i compiti. Il padre di tanto in tanto lo interrogava e lo aiutava vedendo che non c'erano grossi problemi. Quindi non capivano perché a volte non si sentisse stimolato e tornasse davvero taciturno. Una mattina si stava preparando un'ultima volta per fare un piccolo test di matematica. Sua mamma l'aveva aiutato anche tutta la sera prima, quindi almeno una sufficienza l'avrebbe avuta. Era andato a scuola molto contento e energico, ma il ritorno a casa è stato il contrario. Sceso dall'autobus, continuava a nascondere il volto guardando in basso. I genitori gli chiedevano in continuazione come fosse andato il test, ma lui non voleva rispondere. Pensando fosse andato male, l'avevano un attimo lasciato solo, dicendogli che non c'era alcun problema e che poteva migliorare in futuro. Ma ad un certo punto era scoppiato in lacrime. Sarà a causa di questo test, pensavano, ma era davvero strano che dopo tutto quello studiare non si fosse arrivati almeno alla sufficienza. Così gli avevano chiesto di vederlo e avevano scoperto una cosa davvero bruttissima. Una cosa che nessun insegnante si dovrebbe permettere di fare. Una nota scritta in rosso che recitava: assolutamente patetico, ha dato 13 risposte in 3 minuti. La tristezza e la rabbia della mamma e il papà di Camden erano davvero alle stelle. E facevano solo bene ad arrabbiarsi, perché il test era una prova da 3 minuti dove i bambini dovevano rispondere a più domande possibili. Il piccolo era riuscito in soli 3 minuti a rispondere a ben 21 operazioni, di cui 13 con risposte corrette. Qualunque altro insegnante sarebbe contento di vedere certe cose. Non è un piccolo Einstein, ma sicuramente non è nemmeno da buttare via, cioè, quindi come ha potuto quell'insegnante dire che era pure patetico? Il padre, Chris Pyland, ha pubblicato un post su Facebook diventato virale in poco tempo. Così ha anche coinvolto la polizia per sapere di più sui fatti accaduti, non soltanto quel giorno, ma tante altre volte, in cui Chris tornava a casa depresso. A quanto pare, questa insegnante di nome Alyssa demoralizzava spesso i suoi alunni. Senza alcun motivo se la prendeva con loro per cose minuscole. Chris ha anche aperto una petizione per farla licenziare, che aveva raggiunto le 16.000 firme online, e il preside della scuola sembra abbia preso seri provvedimenti. Ma prima di fare qualunque cosa di drastico, aveva deciso di ascoltare anche la storia di Alyssa. Se tutto era vero, allora avrebbe dovuto farla mandare via. Non so come sia finita la storia. Spero solo il piccolo Camden e tutti gli altri studenti della scuola non subiscano più certe cose, da insegnanti che forse non avevano nemmeno voglia di fare il loro lavoro. Con questo concludiamo. Se la storia vi è piaciuta, allora mettete un bel mi piace. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.